Fima, prima che finisce la puntata, io la voglio assolutamente riascoltare questa canzone, Marina. È così bella, chiediamo poi più tardi agli autori. Lasciatemi 5 minuti di spazio per riascoltarla perché l'adoro, veramente. È tra le mie preferite. Le canzoni, veramente, dobbiamo dire, di De André sono veramente, ti prendono proprio il cuore e l'anima. Ecco qua il microfono, Marina. Volevo sentire anche il tuo commento. Tu hai avuto modo di incontrare De André? Certo, certo. L'ho conosciuto molto bene. Lui tutte le volte che mi vedeva, non so perché, c'aveva la fissa. Ah, Marina, tu sei nata lo stesso giorno della mia moglie, 19 marzo, no? C'aveva sta cosa, sta fissa. Comunque era una persona molto carina, sensibilissima, naturalmente, un poeta. Come tutti i grandi, però forse un po' introverso, un po' chiuso. Sì, aveva la sua vita, la sua interiorità che non lasciava uscire, insomma, era chiuso, abbastanza chiuso, sì. Comunque era una persona gradevolissima. E ci ha lasciato questi testamenti musicali, veramente, questi sono dei capolavori. Capolavori.